Buonasera, benvenuti da Piazza Grande, questa puntata speciale di Nero su Bianco, perché siamo qui presenti all'inaugurazione di un evento che ci riguarda, una mostra fotografica che si chiama Quelli di Arezzo TV, un'idea di Piero Franchini che saluto, buonasera. Buonasera. E abbiamo invitato tanti ospiti, intanto perché si avvicina anche il trentennale della testata giornalistica di Arezzo TV, a settembre infatti la nostra testata festeggia 30 anni, questo diciamo possiamo dire un piccolo antipasto verso questo traguardo. Sì, antipasto perché qui veramente dopo gli ne daremo secche, perché abbiamo preparato appunto oltre che l'antipasto anche qualcosa di più succulente. E quindi ecco, però questa piazza è meravigliosa, quindi abbiamo degli ospiti che poi tra l'altro io ritengo che oltre ad essere ospiti sono prima di tutto amici, e quindi ecco, e sono soprattutto persone che nella città hanno fatto cose importanti, e quindi ecco, io diciamo che sono quasi emozionato ad averli qui, perché chiaramente ci fa piacere perché ci rispettino, e quindi che quando li chiamiamo loro sono sempre presenti. Allora, una mostra che ha coinvolto noi di Arezzo TV, una mostra fotografica che si inaugura appunto, che è stata inaugurata in queste ore qui al Fotoclub La Chimera di Piazza Grande. Tu hai chiesto a ognuno di noi di fare degli scatti, giusto? Col sì. Cellulare, con lo smartphone, che non si chiama più manco cellulare. Io ancora lo chiamo cellulare perché smartphone mi rimane anche difficile dirlo, però insomma, comunque avete fatto dei buoni lavori, quindi tant'è vero che i colleghi diciamo fotoamatori che sono stati presenti qui ieri sera, per dire che era appunto una serata per vedere e per cercare di parlarne prima di queste fotografie, per capire se avevamo fatto delle cose che erano presentabili oppure se erano cose così. Invece quello che è stato accertato e detto è che effettivamente è stato fatto una cosa molto molto bella, e per essere la prima volta che le fate, quindi vi stimolano ad andare avanti, quindi ecco, ora saranno cavoli vostri, perché ora dovrete continuare a fare i fotoamatori e ogni tanto vi faremo l'esame. E allora il primo ospite che ci è venuto a trovare in questo speciale salotto, chiamiamolo così, qui in Piazza Grande, è Mauro Castelli, presidente della Scuola Basket Arezzo, benvenuto. Buonasera a tutti. Allora, Mauro Castelli è un grande amico della nostra emittente da tantissimi anni, da quando facevamo insieme le trasmissioni sulla giostra del Saracino, e soprattutto questo legame sempre più consolidato che ci fa molto piacere con la Scuola Basket Arezzo. Mauro, tra l'altro so che anche a livello proprio tecnico potete fare già degli annunci per la nuova stagione. Sì, abbiamo già, come dire, detto che l'allenatore della prima squadra, Giuseppe D'Elia, ha già rinnovato anche per la prossima stagione. Oggi posso dirti in anteprima che uno dei più grandi allenatori italiani di settore giovanile, che è il nostro responsabile tecnico Umberto Vezzosi, si è trovato talmente bene ad Arezzo che ha voluto rinnovare per altri 3 anni la permanenza nella nostra società. Quindi è un vanto, è un orgoglio ancora una volta avere fra di noi una persona di questo calibro che, ripeto, quando lo abbiamo preso quella volta 3 anni fa, io ho fatto un paragone come Mourinho al Tegoleto. Continuo a dire questo, i risultati che ha fatto in questi 3 anni sono sotto gli occhi di tutti. Per la prima volta Arezzo quest'anno è arrivata alle finali nazionali a giocarsi lo scudetto. Ovviamente era impensabile andare più là di quello di dove siamo arrivati, ma mi fa molto piacere che comunque abbiamo messo in difficoltà una squadra che si è giocata la finale scudetto. Siamo reduci tra l'altro da questo sogno che si è realizzato, la nuova Tenso struttura, il pala estra che diciamo ha raddoppiato tra virgolette, e lo dicevamo proprio il giorno dell'inaugurazione, fa pensare tanto, no? Il coraggio che avete avuto, perché poco dopo avrà avuto in gestione, questo è bene ricordarlo, il palaestra, c'è stata quella violenta ondata di maltempo che rischiava di minare tutti i sacrifici, tutto quello che avevate fatto. Invece siete stati
così bravi a continuare a crederci, e addirittura adesso non solo il palestra è stato sistemato, poi ci saranno anche dei lavori per il nuovo parquet proprio in questi giorni, ma addirittura avete realizzato un'altra struttura proprio in un punto dove il maltempo aveva fatto alcuni dei danni maggiori. È proprio vero, le fotografie dell'epoca sono rimaste della storia, cioè in quel punto lì caddero non so quante tonnellate di carta catramata, e quella volta veramente abbiamo avuto molta paura perché all'interno c'erano 40 bambini a fare attività del camp estivi, i nostri istruttori sono stati bravissimi a non farli uscire fuori ma a metterli al sicuro sotto il cemento. E proprio per questo motivo e anche per altri motivi logistici abbiamo pensato che era lì che doveva risorgere qualcosa di importante. Ovviamente magari può non sembrare importante, ma posso assicurarvi che per una semplice associazione sportiva dilettantistica come la nostra fare un investimento di questo genere, anche se grazie a un bel contributo di Estra, è comunque un investimento nei 10 anni molto oneroso, ma la cosa importante, perché io sono un po' diverso dai soliti presidenti, diciamo, non me ne vogliano gli altri per l'amor di Dio, ma io sono un tipo che se non abbiamo un euro non possiamo spendere un euro e 10, dobbiamo spendere 0,90, i 10 centesimi vanno lasciati diciamo in accantonamento. Questo è quello che abbiamo, la struttura è già stata pagata tutta, tutti gli oneri sono stati pagati, non c'è un centesimo di debito da fare, quindi questo ovviamente grazie anche ad alcune situazioni che sono venute fuori proprio in questo periodo, e avevo promesso di non dirla questa cosa perché ritengo Arezzo una città un po' pericolosa da un certo punto di vista, però invece è giusto che a questo punto lo sappiamo, lo sappiate tutti, e sono contento di dirla a voi per prima. La nostra società credo sia la prima società sportiva di tutta la città e di tutta la provincia che ha vinto un bando nazionale del CONI. Siamo riusciti ad accaparrarsi, fra virgolette, tramite un bando molto ma molto difficile, una bellissima cifra a fondo perduto che ci ha permesso di investirla tutta esclusivamente su quella struttura. Quindi questa parte, insieme all'aiuto di aziende aretine, 4 aziende aretine che ci hanno dato questa mano e il contributo di Estra, siamo riusciti a fare questa cosa in tempi brevi. Credo che sia una bella risposta al pubblico privato. Piero, una bella storia, anche il merito di aver vinto questo bando, no? Questa notizia che ci ha dato. Senti, io se è possibile vorrei anche rivedere il servizio che è stato fatto dell'inaugurazione, quindi certo. Se lo potete mandare. Assolutamente. Ecco, quindi, perché? Perché effettivamente mi ha commosso, perché io non sono potuto andare all'inaugurazione, però ho visto e ricordo appunto i momenti in cui c'era stato questa alluvione che aveva distrutto un po' tutto. Ricordo Mauro, che siamo amici da tanti anni, l'ho visto piangere in quel momento, quindi ecco, mi è venuto in mente appunto questo ricordo, e onestamente ho detto guarda, questa è la forza di Mauro, quindi ecco, e mi sono commosso, onestamente, come mi sto commuovendo ora, perché Mauro effettivamente è una roccia, e quindi dalle rocce di solito viene bene, la polvere. Non viene la polvere, in quelle rocce dure viene, semmai viene fuori i sassi. Allora, rivediamo il servizio. Sono passati solo 2 anni da quando una violenta ondata di maltempo provocò serissimi danni a quello che oggi è il Palasport Estra. 2 anni dopo la squadra basket Arezzo, che lo gestisce, non solo ha saputo risollevarsi, ma ha saputo anche realizzare una sorta di Pala Estra 2, una tenso struttura che tra 15 anni diventerà gratuitamente del comune di Arezzo. Io credo sia veramente una delle quelle cose che si dice spesso, no? Un sogno, un progetto, e poi lo vedi realizzato e finito. Ora, per noi che magari l'abbiamo vissuto nella costruzione dal ferro al cemento fino ad oggi, è veramente una soddisfazione immensa. Credo che realizzare un impianto di questa portata per una semplice SD sportiva sia veramente qualcosa di molto ma molto importante. Non dimentichiamo che tutto questo è stato fatto in collaborazione anche con il Comune, in modo tale che il Comune fra 15 anni si possa ritrovare una struttura di proprietà senza aver speso un centesimo. La struttura
È una struttura di 30 metri per 20 con 600 metri quadri calpestabili di cemento armato, realizzata in archi lamellari in legno, che sono veramente bellissimi, che fuori magari può sembrare meno bella, ma la gente come entra dentro rimane colpita da questa struttura. Eccolo qua, rimbalzo, tiro, non va. Vediamo, niente. Devo dire che io al basket ci ho giocato quando ero negli Stati Uniti, ho studiato un anno negli Stati Uniti, quindi mi è rimasta sta voglia, ero un piccoletto naturalmente, però mi sono sempre difeso bene. Questa è una grande bella struttura che fa il paio con il Palasport, che consente di fare quegli allenamenti lì, la parte agonistica, ed è un investimento importante che la società è riuscita a fare grazie a un allungamento della convenzione che il comune ha concesso. E sono contento che questo sia potuto avvenire, perché alla fine del periodo di concessione questa palestra, questa struttura tornerà nel patrimonio comunale della città, quindi è un investimento a lungo termine del comune di Arezzo, che nel transitorio avrà un utilizzo da parte anche di altre società oltre che a SBA, quindi un'operazione di partenariato, diciamo, non codificato, ma comunque assolutamente positivo. Questo è il bis del Palasport, una, diciamo, risposta ulteriore al fabbisogno sociale e sportivo da una società che merita il sostegno di essa, perché ha dimostrato grandi capacità manageriali, efficienza e capacità appunto di ottenere anche risultati sportivi importanti. Quando c'è questo connubio di efficienze, competenze e sostegni economici da grandi aziende come Estra, i risultati si vedono e siamo assolutamente orgogliosi di, come dire, svolgere anche un ruolo di supplenza per conto delle amministrazioni che da tempo non vedevano ampliamenti o nuovi impianti sportivi. E allora, insomma, bella immagine, una bellissima struttura, e lì, insomma, potete anche spalmarci, perché voi avete un settore giovanile immenso. Sì, credo che sia uno dei più grossi settori giovanili della Toscana, non solo di Arezzo. Se ci mettiamo poi l'enorme numero dei bambini del mini basket che tutti gli anni arrivano da noi, era necessario questa struttura, no? Non era più possibile, non me ne voglia il comune di Arezzo o la provincia di Arezzo, ma insomma non era più possibile mandare i miei ragazzi a giocare in delle palestre fatiscenti, una volta non c'era l'acqua, una volta manca un problema. E poi questo continuo litigare con le altre società sportive per gli spazi, per i posti, sinceramente non lo ritengo una cosa molto bella, la famosa guerra fra i poveri. Quindi ho pensato che facendo questa struttura noi liberassimo quelle palestre che occupavamo negli anni passati a dispetto, a discarico di altre società, in modo tale che almeno anche queste società possono avere la possibilità di avere la propria palestra. Quindi in questo modo lavoreremo in autonomia, o quasi totale autonomia, e forse riusciremo anche a far avanzare dei spazi da destinare la mattina alle scuole ovviamente e la sera sul tardi ad altre società. Mauro, prima di salutarti commentavamo la piazza, che è bellissima, tra l'altro c'è stata la giostra pochi giorni fa ed è ritornata, diciamo, nel suo splendore, a parte qualche macchina di troppo che c'è sempre. Sì, quello sì, comunque, è vero. È un problema atavico, noi, va bene. Però visto che sei esperto anche di giostra, ti chiedo se... Ecco, te lo vuoi stuzzicare, io ho capito che lui, lo vuoi stuzzicare, a lui piace essere stuzzicato. Quindi, questa proposta che è stata fatta dagli amici della giostra, che ha fatto proprio tutta anche una ricostruzione di come potrebbe essere la piazza addirittura senza tribuna, è realistica, è possibile secondo te? Allora, sinceramente all'inizio, essendo un tradizionalista, un po' titubanza l'avevo. Oggi, proprio 5 minuti prima di iniziare questa trasmissione, stavo guardando la piazza così nuda, con questi scudi attaccati. È talmente bella che onestamente penso, ho detto proprio pubblicamente insieme ad altri amici, beh, non sarebbe male vederla senza tribune questa giostra, sinceramente. No, poi se ci mettiamo un po' di polemica, che tanto ormai, voglio dire, Arezzo lo sanno come sono fatto, quindi io, essendo stato uno dei fondatori insieme a Giancarlo Felici, Giorgio e altri dell'associazione Amici della Giostra, credo che
sinceramente un po' di ragione ce l'abbiano, ma non tanto. Io ho lasciato nel momento in cui il mio nome dava fastidio e quindi era giusto che io uscissi dall'associazione, perché l'associazione doveva continuare a crescere, perché voglio dare una testimonianza fuori da ogni logica. Io la giostra adesso la vedo in tribuna quest'anno dopo 5-6 anni. Posso dire che quelle persone, tutte le proposte che hanno fatto, lo hanno fatto senza un doppio fine. Sono persone che hanno un'esperienza esagerata e penso che sarebbe stato bello poterle ascoltare perlomeno e prendere dei spunti, perché magari non tutto può essere giusto, ma insomma in quelle persone ancora ci sono. Mi ricordo oggi io, Giorgio Marmorini e l'architetto Bizzarri, ancora oggi va e funziona il sistema della misurazione del 5, ancora oggi fatto da noi tre tanti anni fa. Insomma, voglio dire, io non avevo un doppio fine, ero fuori dal quartiere, Giorgio pure, quindi alla fine queste persone, io vorrei dare un consiglio, non buttiamole via, perché sono una risorsa fondamentale per questa manifestazione. Tra l'altro ci sono state proprio polemiche in almeno due carriere proprio per il punteggio, no? Sì, guarda, le polemiche possono esserci, quel sistema è impossibile che si possa sbagliare, a meno che non ci sia un errore umano, ma dal punto di vista matematico è tecnicamente impossibile. E di quei punteggi che idea ti sei fatto, questi due contestati? Guarda, non l'ho mai detto pubblicamente, perché secondo me la televisione inganna. Ad esempio quel tiro, che non mi ricordo di chi era, che hanno dato un 4, sinceramente io in televisione ho visto un 3, in televisione, scusa, dalla piazza ho visto un 3. E anche dopo dalla televisione, come ha detto qualche cronista, ancora non sono convinto che sia un 3, però un conto è vederlo nella televisione, che ci sono prospettive e angolazioni diverse, un conto è vederlo con una strumentazione che è quella che noi non abbiamo fatto, però che riguarda un'altra cosa. Sul 5 secondo me è molto difficile sbagliare. Io ringrazio molto Mauro Castelli che ci è venuto a trovare qui in Piazza Grande, come ci è venuto a trovare il sindaco Ghinelli, che è stato intervistato dal nostro direttore Greta Settimelli. Ecco, il sindaco è il primo a visitare la mostra di Arezzo TV, fatta dai ragazzi di Arezzo TV, ma che racconta un po' anche la storia di questa emittente. 30 anni di storia, insomma, sicuramente non ce lo dobbiamo dire da soli, però ecco, le emittenti locali sono un simbolo di democrazia per tutti i territori. Sono un simbolo di democrazia, ma sono soprattutto una risorsa, no? E quando, soprattutto a livello di informazione, c'è una sola informazione, si rischia sempre di incorrere in errore. Voluto o subito, non c'è quella pluralità di punti di vista che è quella che assicura assolutamente il processo democratico. E quindi che a livello di TV locali ce ne siano più di una è molto meglio che ce ne sia una sola. Ecco, vista dal sindaco, com'è l'informazione del suo territorio? È corretta? A volte si va un po' di gamba tesa o siamo tutti ligi al dovere di informazione? Nessuno è ligio al dovere di informazione, ognuno ha la necessità di fare notizia in un modo o nell'altro, e spesso la notizia quando non c'è la si crea, e questo è un modo tipico di lavorare di chi fa giornalismo a livello professionistico, a meno che non sia arrivato a livelli tali che non ha più bisogno di dover dimostrare niente a nessuno, ma mi riferisco a nomi come Montanelli o altri. A livelli diciamo più umani tutti vanno a cercare la cosa un po' strana, e quindi secondo me l'informazione, non ho dubbi, è legata al sentire del giornalista. Alla fine le direzioni, i direttori responsabili, non è che hanno tutta questa capacità di incidere su come il giornalista pone un'intervista, che domande fa, come viene inquadrato il soggetto, oggetto di quell'intervista, e da questo dipende l'80% del risultato, quindi è tutto in mano vostra. Siete voi giornalisti che decidete se quel giorno per problemi vostri a quell'intervistato gli volete fare del bene o del male. Questo vale per voi, ma vale anche per i vostri concorrenti, anzi forse vale più per i vostri concorrenti che per voi, perché voi siete meno, loro sono di più. È un fattore numerico. Allora, qui siamo all'interno del fotoclub La Chimera, la scelta non è casuale, i ragazzi hanno fotografato tanti soggetti. Il
sindaco ha la passione della fotografia? Sì, assolutamente. Ce l'ho, diciamo che oggi con i telefonini la passione della fotografia è un po' una roba fenice, perché si utilizza tutti questo mezzo, molto comodo, tra l'altro molto evoluto, però non si fanno più le foto pensate come si facevano una volta. Io avevo la Rolleiflex e quindi ho fatto delle bellissime fotografie, soprattutto in bianco e nero. E ho un bell'archivio fotografico, soprattutto di negativi, che da ragazzo sviluppavo da solo, ora chiaramente è tutto finito. Però sì, non mi piace, l'immagine immortalata con la fotografia mi piace, è una forma artistica interessante. Allora, ci vediamo magari ai prossimi festeggiamenti, perché noi ne faremo tanti in questo anno, forse nel mese di settembre, insomma autunno, quando la TV è nata, qualcosa di più, però intanto grazie. Perché la data esatta qual è? Era il settembre dell'88. Settembre 88, 30 anni? Sì. E beh, allora a settembre dovete fare una grande festa, verrò volentieri, veramente. Fatemi solo notare che qui siamo dentro uno dei templi dell'immagine di Arezzo, che è il Fotoclub La Chimera, che ha immortalato tante cose, che ha fatto dei bellissimi libri sulla storia di Arezzo, sulla storia fotografica di Arezzo, e ricordo che molti di questi libri il Comune li usa, li ha acquistati e li usa come dono nei confronti degli ospiti che vengono a vedere Arezzo, perché in quelle pagine sono immortalati momenti irripetibili, pezzi di storia della nostra città. E quindi è con orgoglio che dico che il Fotoclub La Chimera, senza nulla togliere alla testata giornalistica, è una eccellenza artistica, artistica e storico-documentale di questa città. Bentornati in Piazza Grande per questa speciale di Nero su Bianco dedicata alla nostra mostra, e ci hanno raggiunto, oltre a David Faltoni, buonasera. Buonasera. Tu sei microfonato. Marco Donati, bentornato. Buonasera, salve a tutti. Adesso poi ci dici cosa fai, che certo. Ci siamo persi nella... L'ho visto domenica in piscina, l'ho visto. Vabbè, che andava in piscina. Cosa fai, non cosa fai nel tempo libero, cosa fa? Non ero in piscina. Non ero in piscina. Come no? Cosa? Non ero in piscina, è sbagliato. No, e l'ho visto che andava... alla foresteria, senti, alla piscina proprio, della foresteria. Mi segue assolutamente. E poi Alessandro Caneschi, tutti e due ovviamente del Partito Democratico, buonasera. Buonasera. Allora, con Marco Donati, dopo l'esperienza che è stata sicuramente, immagino, arricchente di questi 5 anni in Parlamento, ecco, che Marco Donati è tornato ad Arezzo, con quale bagaglio? Beh, sicuramente arricchito, perché l'esperienza è un'esperienza... complessa, difficile, articolata, che però ti mette in contatto con le persone, con le problematiche, con le leggi, con l'attualità in qualche modo tesa in senso lato, e quindi è un'esperienza che forma le persone, soprattutto se la si prende, come ho cercato di prenderla io, con la volontà di approfondire tanti argomenti, e quindi riesce sicuramente ad arricchire il bagaglio personale di qualsiasi persona. Anche dal punto di vista personale si rimane comunque colpiti, se si ha chiaramente la sensibilità per comprendere anche la responsabilità che il ruolo comporta. Ecco, spesso qualche parlamentare anche negli anni passati ha detto: è vero che rappresentiamo il territorio, però anche nel modo in cui, diciamo, si imposta l'architettura istituzionale è difficile comunque, no, incidere oltre un certo punto, no, anche per quelle che sono magari le attese, no, di un territorio. Effettivamente è stato così, o sei contento, diciamo, di quello che sei riuscito a fare nei limiti del possibile? Ma io devo dire di essere contento, anche perché, diciamo, la precedente legge elettorale con la quale sono stato eletto non, diciamo, consentiva un vero rapporto territorio eletto, l'archia legge, il cosiddetto Porcellum, insomma la legge elettorale con il quale sono stato eletto nel 2013 non identificava un vero e proprio collegio elettorale. Io però ho cercato, nel limite delle mie possibilità, in particolare rispetto alla provincia di Arezzo, che è un territorio comunque molto vasto da rappresentare, di interpretare le necessità e i bisogni delle situazioni che via via si venivano a determinare. Alcune volte sono riuscito a trovare delle soluzioni, altre volte meno. Sono contento perché questa città tra poco vedrà partire i lavori per il bando periferie, sarà una grande generale ridistribuzione di risorse che vedrà molti interventi. Sono risorse che in un primo momento sembravano non poter arrivare, poi grazie all'impegno di molti parlamentari, tra cui il sottoscritto, hanno, insomma, trovato la via di molte città importanti, tra cui la nostra, che oggi possono avere quella risposta. Poi, insomma, ci sono tante piccole questioni locali, che penso al parco archeologico di Cortona, per esempio, che ha preso la luce anche grazie a, e che prenderà la luce, un grande parco archeologico grazie alla collaborazione con il Ministero e la Soprintendenza, alcune di Cortona, di cui mi sono fatto carico. Insomma, tante piccole questioni, alcune più note, alcune meno note, che però fanno, spero faranno parte anche delle risposte che questo territorio aspettava.
Te l'aspettavi, visto che ci sono stati insomma, gli ultimi ballottaggi, questa Toscana che ha svoltato così in questo modo verso il centrodestra, e se pensi che anche la regione sia a rischio? Nei giorni scorsi il sindaco Ghinelli ha chiamato a raccolta tutti i sindaci di centrodestra puntando proprio a conquistare la regione. Io credo che non è una questione semplicemente di Toscana o di regione. Io penso alla Lombardia, per esempio, che è una regione in questo momento che è governata saldamente dal centrodestra, che nelle ultime elezioni si è trovato chiaramente in Lombardia anche un vento favorevole. Il presidente Fontana si è confrontato contro un centrosinistra diviso, per esempio. Penso però che Brescia, Bergamo, Varese e Milano oggi sono città governate dal centrosinistra ed è il cuore pulsante del paese, quindi non è detto che ci sia una relazione stretta tra il voto della regione e il voto dei comuni. Sicuramente oggi il voto però è mobile e quindi può cambiare e non ci sono più redi di posizione, ma io questo lo ritengo un elemento anche positivo per la politica, perché spinge tutti quanti a fare il meglio sapendo che i cittadini dopo un determinato periodo di tempo possono eventualmente fare una scelta differente, e quindi credo che sia un elemento di contendibilità della politica che è positivo. Prima di far intervenire David, Alessandro Canieschi, il PD Aretino è impegnato, parlo di quello che è il Consiglio Comunale, in queste ore avete presentato una petizione sul quello che è stato annunciato essere l'abbattimento dei lecci ai giardini del Porcinai. È stata fatta da una parte ironia su questa iniziativa, c'è una parte della popolazione che invece ritiene un fatto grave l'abbattimento di questi lecci. Ecco, che cosa non vi piace di questa decisione della Giunta? Ma innanzitutto secondo me è un progetto un po' improvvisato, nel senso che come spesso succede a questa amministrazione non c'è un reale coinvolgimento dei cittadini nella progettazione di questi interventi che comunque sono importanti per la città. È stato presentato questo progetto con questa previsione che noi riteniamo assolutamente non idonea, quella di appunto di abbattere oltre 60 lecci, che sono piante che hanno ormai decenni e decenni di vita, andando a sostituire questi alberi che hanno e che svolgono una funzione anche dal punto di vista ambientale, anche dell'abbattimento dell'inquinamento. Voglio ricordare che quella è una zona particolarmente inquinata, dove il traffico è particolarmente intenso, con delle altre essenze arboree che hanno delle caratteristiche senz'altro molto diverse, quelle comunque perdono le foglie, quelle comunque saranno degli alberi che prima di raggiungere le dimensioni di quelli attuali passeranno decenni e decenni. Quindi ecco, quello che chiediamo con questa petizione alla Giunta è quello di rivedere il progetto e di comunque tirare a conservare questi lecci decennali. Devo dire che c'è stata una grandissima risposta da parte dei cittadini. Sabato scorso abbiamo iniziato a raccogliere firme al mercato di Via Giotto e devo dire in un paio d'ore, tre ore, abbiamo raggiunto oltre 300 firme, diciamo anche un risultato inaspettato, però che dà appunto il segnale che i cittadini su questi temi sono particolarmente sensibili. Davide, cosa vuoi chiedere? A loro? Non lo so cosa chiedere. È facile in questo momento infierire, direi, io non voglio infierire su nessuno. Chiaramente la sinistra passa un momento, ora insomma non so se loro sono di sinistra, ma penso di sì. La sinistra passa un momento, ma non direi molto brutto. Oltretutto è già un mese che c'è un governo, anche a livello nazionale non mi sembra che esista un'opposizione. E direi che anche a livello locale, però per tornare alla nostra realtà, non mi sembra che in questi tre anni questa giunta abbia mai avuto una vera opposizione e quindi non lo so, quello che sta succedendo, che è successo nelle città limitrofe, se viene visto in senso positivo perché c'è un'alternanza, boh, va bene, ma altrimenti credo che insomma la sinistra qualche problema lo abbia e forse farebbe bene a interrogarsi, a fare un'analisi approfondita su quello che è successo, che non mi sembra che sia un fatto lieve, ma un fatto che lasci presagire dei scenari incredibili. Non dico che scompaia la sinistra, ma insomma potremmo veramente trovarci da qui alle prossime tornate elettorali
senza avere più un partito che si possa definire di sinistra. Ecco, mi leggo a questa domanda, se si è parlato anche all'interno del PD nazionale di anche rivedere il modello appunto del PD, e quindi mi unisco a questa domanda anche chiedendo a Marco Donati se ha progetti politici, se vuole rimanere appunto all'interno della politica. Ma intanto sì, perché l'appartenenza non si rinnega, e credo che da questo punto di vista il centrosinistra, il Partito Democratico, debba fare una riflessione ampia. Non dimentichiamoci che noi arriviamo a questa fase più difficile, sicuramente evidenziata dalle ultime elezioni, ma anche dalle recenti amministrative, dopo una scissione, che è un elemento per gli elettori, soprattutto per gli elettori di centrosinistra, particolarmente difficile da comprendere. E quindi in questi anni soprattutto le divisioni hanno marcato una distanza da parte degli elettori. Io credo che molti elettori sono rimasti più colpiti dalle divisioni, quindi da quel dibattito continuo nei giornali, anche devo dire un po' enfatizzato, quotidiano, che realmente magari le posizioni del Partito Democratico oppure del centro-sinistra in senso lato. Ci sono tante posizioni in questo momento, si aprirà una fase nel quale è giusto che ognuno dica la sua, nel quale si ragionerà sui contenuti. È vero anche che, come dire, questo processo arriva in Italia per ultimo, dopo che in altri paesi europei è già accaduto in maniera molto più forte. Pensate la Francia, nelle ultime elezioni la sinistra di fatto ha avuto risultati davvero negativi, cioè, diciamo, la sinistra così storica del Partito Socialista Europeo, che si rifà, diciamo, al Partito Socialista Francese Europeo. Oggi dobbiamo interrogarci quali ricette sono utili per i cittadini. Dal mio punto di vista credo che sicuramente si passi da una attenzione verso, per esempio, i capitali, la tassazione delle multinazionali che operano indiscriminatamente, si passa da un tentativo di redistribuire il reddito. Chiaramente però bisogna che il paese torni a crescere in maniera robusta, altrimenti è più difficile anche una redistribuzione, ma sicuramente è necessario dare un'attenzione alle fasce più deboli, dare risposte marcate. Questo governo, che io ho sostenuto, in parte ha iniziato a farlo. Ora vedremo chi ha promesso soluzioni mirabolanti, anche perché in questi giorni invece proprio il ministro dell'economia Tria ha evidenziato come forse nel suo intervento in aula tutto quello che era stato promesso poi forse era difficile realizzazione. Quindi io sono stato sempre uno di quelli che non ha mai promesso più di quello che si poteva fare, e credo che la politica così è più responsabile. Però ammetto anche che sicuramente la crisi ha talmente fiaccato questo paese che sicuramente risposte importanti verso chi ha più bisogno sono necessarie. Infine chiedo a Alessandro Caneschi il fatto dell'opposizione, premesso che in Consiglio Comunale specialmente, anche in Parlamento, parla tutte le parti, l'opposizione ha un ruolo complicato, no? Per farsi sentire. Sì, assolutamente complicato, chiaramente i numeri in Consiglio Comunale sono anche schiaccianti a favore della maggioranza. Però chiaramente si può fare senz'altro meglio come opposizione, ma non direi che siamo stati assenti. Diciamo che la prima parte della consigliatura senz'altro sono mancati anche gli argomenti su cui fare opposizione, visto il grande immobilismo della giunta Ghinelli. Nell'ultimo anno hanno iniziato a fare qualcosa, hanno purtroppo modificato e anche azzerato tutta una serie di politiche sociali che avevamo messo in campo. Hanno avuto la fortuna di avere, come ricordava prima Marco, questo grande finanziamento da parte del governo Renzi, un bando che avevano perso e che comunque invece è stato in qualche modo recuperato per l'azione dei vari parlamentari. Ora noi dovremo controllare e verificare che questi soldi siano spesi nel modo giusto. Se le premesse sono quelle del progetto del Porcinai, purtroppo dovremo senz'altro vigilare con particolare attenzione. Come vengono impiegate. Grazie ad Alessandro Caneschi, in bocca al lupo a Marco Donati per sue nuove avventure. Grazie David. Grazie a voi. Di nuovo insieme qui da Piazza Grande, questa puntata speciale di Nero su Bianco per questa mostra Quelli di Arezzo TV al Fotoclub La Chimera. Allora ci ha raggiunto il nostro direttore Greta Settimelli, buonasera. Buonasera, mi hanno fatto un po' bere, dico la verità, però non si sa quello che verrà fuori, no, scherzo, veramente grazie di questa bella presenza, ecco, mi sono
portata qua con voi proprio per ringraziare tutti coloro che sono presenti, dal sindaco che insomma abbiamo già sentito, adesso il presidente della Camera di Commercio, ma insomma tanti amici, tante persone che per noi sono interlocutori di lavoro, ma sono anche insomma appunto delle persone davvero molto piacevoli con cui poter interloquire. Quindi ti lascio le tue domande, voglio dire solo questo. Sì, intanto saluto il presidente Segheri, buonasera. Sì, grazie, buonasera, il piacere devo dirlo è tutto mio essere ospite vostro qui in questo, tra l'altro, splendido scenario, questa splendida scenografia di Piazza Grande che è davvero unica e sempre più bella ogni volta che la vedo. Partiamo dai dati che sono stati diffusi qualche giorno fa sull'export, che fotografia viene fuori? In parte incoraggiante, al di là di qualche settore che magari soffre, però il dato generale mi sembrava positivo. Sì, diciamo che il dato generale è positivo. Francamente siamo rimasti male perché non ce l'aspettavamo, un ulteriore arretramento della disoccupazione all'interno della nostra provincia, che rispetto al 2018 sul 2017 abbiamo avuto un ulteriore arretramento dello 0,5%, quindi un dato direi assolutamente importante che dichiara in tutta la sua gravità che ancora la situazione è abbastanza stagnante. Direi che dalla crisi non siamo assolutamente usciti. I dati incoraggianti sono quelli del solito motore trainante della nostra economia, che è l'export, che sta continuando a crescere nonostante tutto e malgrado tutto. Ad esempio, nei confronti degli Stati Uniti, già in previsione dei dazi c'è una diminuzione in quel territorio, e quindi dobbiamo trovare nuovi scenari, nuovi paesi dove esportare i nostri prodotti e la nostra merce. Poi, dicevo prima, siamo in questa splendida piazza, purtroppo quello che riguarda il dettaglio, il commercio, la ristorazione rimane purtroppo profondamente al palo, perché ancora abbiamo da questo punto di vista, dal punto di vista dei consumi, un'Italia direi praticamente ancora ingessata, quindi una situazione preoccupante, stagnante, che a mio modo di vedere non vedo ancora nell'imminente futuro una via di uscita certa e chiara per tutti. La percezione da parte dei cittadini è quella ancora di difficoltà, di non riuscire a trovare posti di lavoro, perché il lavoro, come ricordo, è la cosa più importante, perché è quello che non solo nobilita uomo, ma l'uomo, ma che dà assolutamente una dignità e ovviamente risolve la qualità della vita di tutti quanti. Liberiamo velocemente, sappiamo che ha tanti impegni il presidente della Camera di Commercio, gli faccio però la stessa domanda che ho fatto al sindaco. Questa è una mostra che inaugura i festeggiamenti che faremo, perché non sarà l'unico, per i 30 anni della testata giornalistica di Arezzo TV. Ecco, avere più voci in una città è una cosa positiva, è un esempio di democrazia, e lei come vede il mondo dell'informazione? Ma io direi che avere più voci è la certezza della democrazia. Noi, anzi, dico che abbiamo bisogno anche in questa città, e forse soprattutto in questa città, di una stampa forse anche più critica in certi frangenti, senza risparmiare nessuno a partire dal sottoscritto. E quindi abbiamo bisogno oggettivamente di una stampa vivace, di una stampa che vada direttamente nel merito delle questioni e che sia da pungolo per chi svolge un ruolo, una funzione pubblica, e che tutti i giorni deve trovare soluzioni a problemi importanti. Quindi davvero tanti auguri per la vostra attività, e è davvero con piacere che insomma siamo assolutamente contenti che ci sia un'ulteriore testata, e che vuol dire un'ulteriore idea, un'ulteriore opinione all'interno di questa città. Davide, tu sei in contatto con il mondo dell'economia, come vedi? No, io, contrariamente da Andrea, invece devo dire che questo nuovo governo, ora è vero e poco questo cambiamento, devo dire nel rapporto con gli imprenditori, ma in generale noto perlomeno una grande vivacità e una speranza, la gente che si sente più finalmente, sembra quasi libera da non so cosa, ma vede il futuro in maniera più positiva. Sì, poi le attese, vediamo, speriamo, io me l'auguro. Infatti vedi come scogazzano quei liberi, corrono. Cioè, io li porterei a bere, sì. Posso portarli a bere. C'è questa sensazione? No, io purtroppo non mi occupo soprattutto di dati oggettivi, e dati oggettivi raccontano un'altra storia. Sì, ma sono riferiti all'anno scorso. Io poi mi auguro e auspico che si possa solo migliorare nell'interesse del Paese, nell'interesse di tutti quanti, questo indubbiamente sì.
Grazie al presidente Andrea Sereni, grazie davvero. Grazie. Prosegue questa puntata speciale di Nero su Bianco dedicata alla mostra Quelli di Arezzo TV. Ci ha raggiunto il sindaco di Castiglione Fiorentino, Mario Agnelli, buonasera. Buonasera, grazie dell'invito e anche di questo scenario che avete improvvisato per questo anniversario, credo un salotto importante per questo avvenimento. E poi Ilaria Bidini, benvenuta e grazie di essere qua con noi. Grazie a voi, è veramente un onore, perché poi Arezzo TV, oltre che grandi professionisti, sono anche grandi amici. Grazie, ci fa particolarmente piacere. Allora Ilaria, sei diventata sempre di più l'ambasciatrice contro il cyberbullismo, contro ogni tipo di discriminazione, sei stata nelle scuole, che esperienza è stata? Intanto posso dire che è stata un'esperienza veramente bellissima, perché comunque conosci tante persone e ti confronti con tante realtà diverse dalla tua. Io spero di portare un messaggio positivo contro il bullismo e il cyberbullismo, perché purtroppo è un argomento molto sottovalutato, e continuerò a fare quello che sto facendo, cercando di impegnarmi e facendo come al solito del mio meglio. Anche perché poi dietro una tastiera quella che è la rabbia delle persone, no? Nel senso, viene portata al quadrato, nel senso, perché col fatto che è su internet, magari dietro uno pseudonimo, le persone perdono un po' anche il freno inibitore. Sì, anche perché con internet chiunque può essere chiunque, uno si sente appunto protetto dallo schermo e si sente di poter dire qualsiasi cosa, però io a queste cose non ci sto, infatti ho cercato il più possibile e il prima possibile di denunciare, e invito appunto tutti coloro che sono purtroppo vittime di bullismo e di cyberbullismo a fare la stessa cosa, non stare zitti. E quella persona che per mesi, forse anche per anni, ti ha infastidito con offese veramente gravissime, irripetibili, ha smesso, diciamo, c'è stato almeno sotto questo punto di vista un passo avanti. Allora, diciamo che ha smesso, perché comunque dopo le tre denunce che ho fatto, insomma, un po' penso che si sia dato o data un contegno. Attualmente ci sono delle indagini in corso e purtroppo i tempi sono piuttosto lunghi. Io spero che abbia smesso anche perché magari ha capito, però ci credo poco. E come ho detto prima, ci sono delle indagini in corso e poi vediamo. È stata una cosa abbastanza difficile da sopportare, lo ammetto. Sindaco, è una testimonianza di coraggio, anche perché veramente contro tutto e tutti Ilaria si è battuta. Sì, mi avete stupito e mi ha stupito il racconto e anche il coraggio che è stato appunto raccontato in questi episodi, che io per la verità dico non conoscevo direttamente. Se ne parla molto, se ne parla forse magari a volte anche come appello, come etichetta, no? Quello di lottare contro queste forme moderne di violenza, probabilmente poi i racconti più forti, toccanti, sono quelli che vengono dal campo, quelli che vengono sostanzialmente da episodi veri, e quindi io esprimo anche il mio rammarico per queste menti malate che benevolmente si possono chiamare anche leoni da tastiera, però i leoni da tastiera probabilmente è un livello, un gradino inferiore a questo tipo di episodi, quindi che dire, purtroppo oggi i mali di oggi sono questi, non ci adagiamo e quindi impariamo a non conviverci. Vogliamo parlare con il sindaco, che è arrivata questa risposta della segreteria di Di Maio sulla Cantarelli, che è troppo impegnato Di Maio, l'agenda è troppo affitta, quindi per il momento l'incontro non c'è. Ma io, cioè, lì per lì quando ho ricevuto questa risposta ho riflettuto, perché non ho voluto, non mi sono stupito che un ministro, tra l'altro che ha unito due ministeri, sia impegnato. Lo ritengo anche normale, guai se non lo fosse impegnato. Mi ha più stupito il fatto che non è stato avanzata un'apertura per magari aggiornarci su un tema che, se ha il limite di non essere dell'impatto dell'Ilva di Taranto, perché dove ci sono 16.000 lavoratori,
per l'economia aretina e non solo, l'impatto della Cantarelli e il futuro della Cantarelli per me non è un fatto secondario all'Ilva. E quindi, sommando a questo il fugace break a pranzo che ha fatto Di Maio in Valdarno qualche giorno fa, dico vabbè, probabilmente dedicherà ai problemi toscani, ai problemi aretini un altro momento, non si sa quando, però io non sono assolutamente soddisfatto e non mi fermo rispetto alla indisponibilità dell'agenda di Di Maio, ovvero sulla vicenda Cantarelli ho deciso e voglio andare avanti, voi cercando di capire sia quello che è accaduto in passato, o meglio quello che non ha funzionato in passato, mi riferisco alla gestione commissariale, e soprattutto mi interessa quali sono e possono essere i possibili scenari di un'azienda che in questo momento, è bene ricordarlo, è in mano ai curatori fallimentari. Piero. Insomma, è un impegno che il sindaco si è preso per la Cantarelli, e per il peccato che al momento, ecco, non è arrivata la risposta che si aspettava, no? Dopo anche che è stata fatta una campagna elettorale molto forte sul lavoro anche da parte, no, di Di Maio e del Movimento 5 Stelle. Io credo che sia difficile appunto fare il sindaco in questo momento, perché chiaramente via via ci sono appunto delle situazioni da risolvere che non sempre credo che sia facile fare, insomma. Quindi ecco, oltre che diciamo alla manutenzione ordinaria poteva essere diciamo appunto fare il sindaco giornalmente, poi ci sono tutte queste altre cose che purtroppo oggi avvengono molto troppo spesso. Io ho visto ora proprio giorni fa anche a Figline che c'è appunto un'altra azienda con 300 dipendenti circa che chiude, quindi ecco, io credo che ecco, il sindaco che fa veramente il sindaco, credo che sia come per dire perdere un figlio, insomma, no? Perché nella propria diciamo nella propria comunità vedere che si parte. Scusa Piero, ma qui non so, la fila si sta allungando. Chi è questo personaggio? C'è un personaggio qui dietro che vedo. Buonasera. Cioè, io credo che. No, io ho venuto qui, siccome c'è Sam. Ma io gli occhiali da funghi ce lo dico. No, ho gli occhiali da funghi, si chiede ogni cosa. Io volevo sapere dal dottor Agnelli. Sì, non sono dottore. Se ne è dottore sarà ingegnere. Ragioniere Agnelli, ma si potrebbe fare, che ne so io, anche a tempo avanzo, il sindaco Arezzo, a tempo avanzato. Ora che c'è, nessuno gli può togliere questo ruolo a Castiglione Fiorentino, perché è importante come città, però a tempo avanzo, se capitasse Arezzo a qualche decisione, insomma. Perché noi c'è stato questo problema, che Arezzo c'hanno il problema delle motoseghe, la sindrome da motosega c'hanno, vogliono tagliare tutte le piante. Se può fare niente per curare questa sindrome, oppure che? Perché vedo le radici dappertutto, non si sa perché sta storia veramente deve. E allora ci vuole un sindaco che abbia, come dire, il consenso popolare e che possa in qualche modo dare una. A tempo avanzo, dico. Il sabato e la domenica basterebbe. Prima gli hai chiesto. Tanto il nostro sindaco, gliene frega una sega, tranquillo, ma figurati te. Lui è diventato sindaco, ma non voleva proprio. Però, capito? Vabbè, io l'ho buttata là. Sentiamo, poi dopo se deciderà. Se raccoglie. Io vado su. Ma mangia tanto. Chiacchierate anche troppo. Quindi i Lecci? I Lecci? Io non lo so. I Lecci, secondo me, sono un'essenza. Perché dice è un'essenza, no, essenza Lecci fa schifo il partito Porcinaio, parliamoci chiaro. Essenza Lecci. Essenza Lecci. Ma una cosa il PD ha ragione, su una cosa il PD ha ragione. Il PD? Su questa ha ragione. Di che cosa? Fa la petizione sui Lecci. Al PD fa la petizione sui Lecci? Sì. Madonna! Ma questa è bella, la petizione sui Lecci, questa è bella. Ma lui secondo me non l'ha fatta sui capperi e lì ha perso i punti. La capperaia dell'Eden, lì doveva fare la petizione, lì ha perso i punti. Oramai è tardi, mi dispiace, oramai una volta tolti i capperi, Arezzo se può. Una volta tolti i capperi e il Tiglio delle Poste a quel punto possono buttare giù la deforestazione di Castelsecco, io proporrei. Sì, ma te gliel'hai chiesto se lui sa usare la motosega?
Perché se te, te l'ha invitato, sì, l'ha invitato a essere... Ora non volevo distruggere cioè, questo salotto. A fare, però, voglio dire, se lui sa usare la motosega, dopo anche lui fa... La motosega, lo sai che cos'è la motosega? Sì, 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 è l'applicazione tecnologica dell'erotismo. Detto questo, me ne vado. Ecco, grazie. E allora bisogna tagliare qualcosa anche dalle tue parti. O vieni qua a tagliare, non so. No, io penso che Alessandro Chinelli, oltre che essere il sindaco, è un ingegnere, quindi c'è da prendere anche spunto su quello che fa il collega di Arezzo. Io credo, anzi, non gradisco non parlare mai della categoria dei sindaci, perché siamo tutti nella stessa barca, quindi ognuno conosce i problemi del suo territorio e dovrebbe avere la ricetta per trovare le soluzioni. Quindi c'è una sorta da parte mia di solidarietà per la categoria, e oltre a un rapporto anche un'amicizia diretta con il sindaco di Arezzo. Per quanto mi riguarda, io sono un sindaco di campagna, perché io abito in campagna, quindi i problemi delle piante, diciamo che li seguo anche in prima persona, perché se questo è un problema, venendo dalla campagna, insomma, non è che sono così calato dall'alto, ecco, su questi... magari posso trovarmi più in difficoltà su quindi altri. Sa su altri usare settori. La motosega, quanto ho capito, sa usare anche lui la motosega. Grazie di cuore al sindaco Magagnelli, grazie di cuore. Ilaria Bidini, so che ti stai per laureare. Eh sì, ora pensavo ci vuole qualcuno anche che levi le barriere architettoniche. Ecco. Sì, che a tempo avanzo, anche quello. Prima quello, prima quello. Sì. Anche quelle con la motosega si potrebbe fare. Quello ci vuole un piccone, secondo me. Un paese civile, anzi una nazione civile, prima di pensare a altre cose o a altre emergenze, credo che sul fronte delle barriere architettoniche dovrebbe aver da tempo affrontato e risolto questo. Questo credo che è una pecca che forse ce l'abbiamo come sistema Italia, non parliamo dei comuni, insomma, ecco. Grazie, ci vediamo tra poco. Di nuovo insieme, questa è la speciale puntata di Nero su Bianco da Piazza Grande, ultima parte. Intanto c'è Chiara Sadotti, che è la nostra giornalista d'assalto. Buonasera. Buonasera. Era sparita. Per una mezz'oretta questa mattina mi hanno ritrovato. Quella che cerca gli scomparsi. Mezz'oretta, quattro ore. Io glielo dico sempre, devi mangiare. Perché se no, dopo la notte lei fa tardi, capito? La notte fa tardi, dopo non ha il fisico se non mangia, capito? Invece deve mangiare. Poi c'è Giuseppe Marconi, buonasera. Da SOS Arezzo TV, che si è dato alla macchia ultimamente, ma tornerà presto. Allora, io saluto Gualberto Gualdani, buonasera. Buonasera. L'uomo del ponte, così dicono, ma è così, insomma. Che ha detto? L'uomo del ponte ha detto? Sì. Sì. Ha detto sì. Ha detto la strada si chiude, è vero? Sì. Ha detto così? No. Meglio di no. Saluto Mario Checcaglini, direttore di Confesercenti, buonasera. Buonasera, buonasera. Allora, Gualberto, c'è stata la riunione in prefettura, c'è stata la conferenza stampa in cui è stato spiegato quale sarà il tratto alternativo dal 16 luglio. Siete preoccupati di questa nuova chiusura? Siete contenti per la seconda fase del restauro? Io sono soddisfattissimo ed ero soddisfatto anche sulla prima fase del restauro, perché era 20 anni che chiedevo con migliaia di firme il restauro di quel ponte conservativo e anche insomma strutturale, perché oltre che un ponte storico è anche una struttura, è l'unica che permette l'accesso al Valdarno ai mezzi pesanti, e si è visto che insomma è realmente così. E finalmente la soddisfazione di vedere mettere le mani su questa struttura ha superato il disagio che ognuno prova chiaramente allungando la strada, percorrendo strade più strette e tutto questo. Poi capisco anche ovviamente che chi ci lavora, io sono in pensione quindi adesso ci vado perché ci devo andare, ma... Se no sto a Ponte Bugliano, dici. Se no. Però... Ci saranno anche degli accorgimenti però per quanto riguarda la viabilità alternativa, sono stati molto attenti, è stata allargata la carreggiata e ci sono soprattutto dei controlli per i camion che insomma decideranno di percorrere, verranno giustamente multati, quindi più controlli e insomma una viabilità migliore.
Certo, infatti ho visto, siccome percorro spesso la via del Castelluccio tutti i giorni perché per lavoro a questo punto, e quindi ho visto che si sono attivati per allargare tutta la carreggiata, quindi per ridurre al minimo, diciamo, il disagio, come ridotto al minimo il disagio, farlo nel periodo di ferie quando le scuole sono chiuse, quindi in effetti sono venuti incontro anche alle esigenze, diciamo, quelle che sono di disagio grosso per il commercio, per il lavoro, insomma, in generale. Ripercussioni per il commercio, siete preoccupati in Confesercenti? Ma quando si modifica la viabilità è inevitabile che ci siano ripercussioni in negativo, poi, perché poi i flussi di traffico si spostano, le attività che ci sono. 45 giorni sono tanti, anche se l'opera è importante, come sottolineavano anche prima, quindi insomma non è che si possono evitare i lavori. Quello che occorrerebbe fare è farli più in fretta, insomma, ora si lavora spesso quando è necessario, anche in tempi più celeri, si lavora con turni più rafforzati, insomma, ecco, bisogna imparare magari da chi fa meglio, anche in Nord Europa, noi sappiamo, insomma, si lavora anche la notte quando è necessario, quindi il disagio ci sarà e le imprese non è che avranno un aiuto in questo, lo dovranno subire e questo ci preoccupa naturalmente. Tu che dici? Ma io dico, bellissima operazione, il ponte romanico va salvaguardato, però secondo me bisogna fare un pianto e lamento. Ponte Buriano dovrebbe essere ciclo pedonale e basta. E riuscire a fare finalmente un ponte leggermente più a nord e quindi far sì che Ponte Buriano diventi un'oasi con il suo ponte. E prima o poi dovremmo arrivarci. Piedi o con la bicicletta. E prima o poi dovremmo arrivarci, dai, una situazione del genere. È un ponte romanico, ci passano i carri, ci passano i cavalli, e ci può passare questi mega autotreni assolutamente. Quindi io spero che alla svelta venga fatto la provincia o chi per essa prenda in esame la costruzione di un altro ponte leggermente a nord che eviti l'abitato di Ponte Buriano e dia risalto veramente all'abitato del ponte con una pista ciclopedonale. Gualberto. Ma io devo dire che prendere in esame purtroppo c'è molte prese in esame. Io ho visto un progetto, un'idea di progetto concreto della provincia di Arezzo del 2009, ricordo anche l'anno, quindi l'anno e il mese novembre 2009, in cui... Quando ci sono a Ponte Buriano, volevo sentire, ricordo queste cose. In effetti mi sono dedicato a Ponte Buriano, poi ti dirò anche perché sono un indice, non rimasto lì e non mi sono... Te lo dico dopo però. e quindi... Addirittura la proposta che avevo fatto, mi ricordo in una conferenza, in un'intervista che mi fece poi un giornale, avevo proposto di rifare il ponte con il progetto che Leonardo da Vinci aveva fatto per il Bosforo. Quindi i due ponti, uno disegnato nella Gioconda e l'altro realizzato con il progetto che aveva fatto sul Bosforo, che fra l'altro è stato realizzato nel 2001 ad Asse, nel comune di Asse, in Norvegia, 30 km da Oslo, e strutturalmente funziona benissimo, quindi questa è una proposta sicuramente da buttare avanti. E in questa fase ritengo che parlare solo dei lavori di restauro conservativo e strutturale è un po' poco, perché un cartellino magari, siccome ci sono molti turisti che si fermano a fotografare e anche i tecnici della provincia che sono stati lì 3 mesi a fare i rilievi si sono resi conto del valore di quella struttura a livello diciamo di turismo, credo che, ecco, se in questa fase si farisce anche un'illuminazione un po' recente e una cartellonistica un po' recente, forse sarebbe già parecchio. Diego. Dunque, io l'ho detto più volte, io sono passato sopra quel ponte, ho fatto due conti così approssimativi, circa 70.000 volte, dico 70.000 volte, quindi credo che di conoscerlo bene, di averlo, cioè molti mi dicono ma forse un po' l'hai rovinato anche te. No, io no, probabilmente no, anzi io gli ho voluto tanto bene e quindi anzi mi sono dato da fare insieme a Gualberto per cercare di vedere, di ottenere qualche risultato. Quindi ecco questo stanziamento che la regione ha fatto, grazie a Vincenzo Ceccarelli, che diciamo che gli avevamo fatto due ponti e che insomma alla fine ha dovuto dire sistemiamone uno, insomma, almeno, no? Perché ne avevo fatti due, quindi io spero che onestamente veramente si vada a riconsolidare questa opera, perché questa, oltre che a essere una struttura che è comoda, però fa parte
di una cosa che il 67% delle persone al mondo conosce, cos'è il quadro della Gioconda, e nel quadro della Gioconda c'è il Ponte Muriano. E quindi ecco, io credo che se altre nazioni, se altri posti avessero avuto questa opera d'arte, probabilmente ne avrebbero ottenuto un po' più di conto, ecco. E vederlo certe volte lasciato così, con delle erbe che arrivano fino alle spallette, con delle, onestamente mi mortifica un po', perché... E quindi ecco, noi, io e Gualdani, finché avremo vita, noi ci daremo da fare perché questo ponte resti e sia valutato per quello che è. Allora, quel ponte, forse sarà anche inedito, non ha nessun vincolo al di fuori di quello dei 70 anni. Quindi io credo che a questo punto qualcuno deve prendere a mano anche la questione, mettere un vincolo particolare come ci sono in tutte le strutture di un certo rilievo. Chiedo a Mario, visto che è qui con noi, come sta il commercio? Ci diceva prima il presidente della Camera di Commercio, appunto, che ecco, proprio i dati sul commercio ci dicono che ancora, insomma, la crisi è piuttosto forte, perché il calo dei consumi è ancora evidente. Sì, purtroppo la ripresa, quella ripresina che c'è, non è arrivata al commercio, non perdiamo, il commercio, i consumi non perdono più come negli anni passati, però non hanno recuperato nulla rispetto ai dati storici. Le aziende sono appesantite da tanti anni di difficoltà e quindi molte cedono, se noi guardiamo le cessazioni e le attivazioni lo vediamo, insomma. Quindi il rischio poi è per quelle attività collocate in luoghi più periferici, ora parlavamo della zona intorno al ponte, insomma non sono attività al centro dove c'è i turisti, dove magari il consumo delle persone locali è aiutato anche dalla presenza turistica, quindi ci sono ancora più difficoltà, quindi bisogna avere ancora maggiore attenzione. I consumi non è facile rilanciarli, non si rilanciano certamente a livello locale, magari le amministrazioni possono aiutarle riducendo le tariffe, dei servizi, di quello che fanno pagare loro, però ecco, quello che davvero si corre il rischio è che perdiamo un tessuto diffuso di microimpresa che dà vivacità alle nostre frazioni, ai nostri paesi, ai nostri centri storici, soprattutto dei comuni più piccoli. Ecco, questa è la preoccupazione maggiore. Allora Piero, siamo arrivati alla fine di questa puntata speciale di Nero su Bianco dedicata a questa mostra che hai ideato, quelli di Arezzo TV, che hai coinvolto molto bene, le foto anche della Chiara. Sì, grazie. Sì, io vorrei che la Chiara dicesse un attimino cosa gli ha portato questa esperienza. Ma io ho iniziato ad avvicinarmi in realtà da poco al mondo della fotografia e mi piace molto e insomma sto continuando a fotografare il bello, quello che ritengo bello. Ieri sera i soci del fotoclub ti hanno spulciato, capito? Quindi ecco, guardando proprio le tue fotografie, quindi loro vedevano tante cose che io magari non sono riuscito, perché forse ti conosco troppo bene. Hanno spulciato sulle foto? Sì, cioè... Ecco, perché l'ha detto in quel modo, sembrava chissà che... Loro, sai, certe volte sono scesi anche sulle cose dicendo ma guarda questa bella ragazza, che belle foto che fa. Quindi hanno detto questo, cioè, a spulciare voleva dire... televisione, voleva dire questo. Se no non diceva così. No. Sì, non era questa la frase esatta. Te, Beppe, sei sempre una punta di malignità. No, perché? Non lo so come mai. Ma cosa vuoi che abbiano detto i soci del fotoclub, che più giovane ha 60 anni? Me l'hai cavato di bocca. È più giovane di 60 anni, qualche sai abbiamo detto. Hanno detto, quella bella ragazza, guarda che belle foto che fa. Sei troppo giovane. Non mi ci vogliono, sono troppo giovane. Troppo giovane, ancora sì, lui sì. Va bene, ancora la vostra estate e karaoke, questa trasmissione che va in onda ogni lunedì. Ti ho dato da tutto campo, ti ho dato questa eredità, addirittura di cantare. E stasera è a Ponte Buriano, eh? Stasera a Ponte Buriano, ecco, capito? Quindi. Ma vieni stasera? Io vengo, sì, io sono lì. Guardando, guarda, fa l'onore di casa. Guarda, sì. Anzi, te hai già caricato la roba in macchina? Sì. Sei pronto? Sì, è pronto. Qui ecco, sta andando via. Marco lo vedo che l'ha dietro le telecamere. Voi siete sempre insieme, tra l'altro. Pensi che...
Che fai, ormai ognuno ha le sue beche. Una coppia di fatto. Salutiamo anche Marco della coppia Beppe e Marco. Okay. Grazie alla nostra Chiara Sadotti, grazie a Fabio Bianchini che ha curato le prese insieme a Luca Occhini. Saluto anche Daniele Capaccioli che è stato tanto tempo con noi e che è presente, è presente comunque, non è voluto mancare. Chi devo salutare poi? Saluto Neto Settimelli che comunque lui c'era nel 1988 lui ha visto l'inizio. Sì. Ha co-creato l'inizio di questa esperienza e risalutiamo il direttore Greta Settimelli e poi credo che... Che è sparita perché... È sparita, non so. Sì, ecco, io ho visto intorno a quello spumantino là, insomma, ho visto che girellava, quindi non so. Edoardo Carrai, ovviamente, Massimo Gianni che ha iniziato da recente delle trasmissioni della nostra TV, credo che più o meno abbiamo salutato tutti. Mirko Mattiagi che è in vacanza. Mirko Mattiagi, bene, gli sta bene. Sulle note della marcia trionfale. Salutiamo tutti. Così impara a stare in vacanza. Grazie e alla prossima settimana. Alla prossima settimana, ciao.